Eccoci, eccoci, benvenuto al ritorno di Fiamma. Siamo qui, abbassiamo Peggy Lee. Dunque, in attesa del debutto al Teatro Eliseo di Roma del suo spettacolo autobiografico Cercando segnali d'amore nell'universo, scopriamo quale definizione di sé calza meglio al suo autore e interprete Luca Barbareschi. Ta-ta-ta-ta! Bravo! Che bello! Eccoci qua. Sei contento? Lo sai che è la seconda volta che sei al ritorno di Fiamma? Sì, mi piace. Sì, Ma mi tu mi piace. conosci veramente da tanto. Ma È figurati. inspiegabile perché io sono vecchio e tu sei sempre una ragazzina, capisci? C'è Senti, un adesso non devi problema. fare il marpione con me perché non Perché serve. io con gli occhiali mi vedrei meglio, ma Allora, abbasso Peggy sì. Lee. È una musica del 58, tanto per farti capire. Fever, febbre. Quando sono nata io, E quindi io ero prima. sono una vecchia signora. E io ero molto prima di te. Sei più grande di me? Sono del 56, quest'anno compio Ah, capirai. 60 anni. Ah, wow, auguri allora. Sì. Quando? 28 luglio 1956, per cui 28 28 luglio luglio. 2016. Quindi al prossimo 28 28 luglio. luglio. Allora, invece adesso ci occupiamo del 22 dicembre, che è il debutto di questo tuo spettacolo. Scusa che abbasso la levo, Peggy Lee, perché vale, non voglio disturbarti. E tu sarai appunto al Teatro Eliseo cercando segnali d'amore dell'universo, la regia di Chiara Noschese, sarai accompagnato sul palcoscenico dalla band di Marco Zurzolo e lo hai scritto e lo interpreti, oltretutto debutti nel teatro di cui sei direttore artistico. Come nella vecchia tradizione dei teatri Ed del è sì, Seicento. ma anche come Scarpetta, non so, i grandi Fa più teatranti. effetto perché sono del nord, per cui Sì. il sud lo faceva De Filippo, Infatti, Scarpetta, Roma infatti. Toraca. Verrebbe da dire te la canti e te la suoni, in tutti i sensi, l'hai scritto, interpretato nel tuo teatro, però la domanda è: scommetto che sei in uno stato di grazia. Guarda, è un momento molto bello della mia vita e ringrazio Dio di quello che sto ricevendo. È un momento particolare e tu parli di quello spettacolo, in realtà detto così sembra abbia fatto tutto da solo. Questo spettacolo nasce da un libro che io non ho mai più voluto pubblicare, anzi ogni Sì. volta ringrazio Salani Edizioni perché l'hanno anche pagato, ma poi gli ho detto no. Perché non lo vuoi ripubblicare? Perché una biografia, un'autobiografia, era un librone di quasi 400 pagine che avevo scritto. 400 Sì, pagine. della mia vita, nei miei primi 40 anni di carriera. Però non c'era ironia e non c'era, ed era molto onesto. E in certe cose anche un po' spiazzante, un po' scioccante, perché raccontavo, insomma, io ho avuto una vita bella, entusiasmante, faticosa, complessa, Tanta. tanta. E allora ho detto, ma perché le mie figlie devono sapere tutto, i dettagli? Allora l'ho messo da parte. Un giorno Chiara Noschesi, che oltre ad essere una straordinaria attrice, anche una bravissima regista, mi ha detto, dopo piantando i chiodi nel pavimento con la fronte, che era stato un one-man show mio, epocale, che è andato molto Scusa, bene, puoi ripetere questo titolo piantando perché i chiodi nel pavimento con la fronte, benissimo. che avevo scritto con Bogosian invece, che è un grande performer americano, Sì. le metto, rifacciamo un one-man show, cioè, però devi fare una cosa emotiva, non, perché io sono sempre un po' provocatorio. E allora ho detto, guarda Chiara, solo con te lo potrei fare, perché sei una grande artista che stimo e mi conosci. Dice, hai del materiale? Dico, guarda, leggi della mia biografia, non l'ha letta nessuno. E lei mi ha chiamato e fa, ma è un materiale pazzesco. Ne facciamo uno show. Dico, va bene, tu fai la regia, fai tu la riduzione Ah, del ecco. materiale, scegli quello che ti piace Che di ti più. Ci piace. siamo chiusi in un teatro 2 mesi, è un anno e mezzo fa ormai, e ne è venuto fuori un viaggio pazzesco, è uno spettacolo che dovunque siamo andati, da Milano a Sicilia. Ah, quindi non debutta il 22 No, dicembre. debutta per la prima Ah, volta a a Roma, Roma. Ah, ecco, il 22 dicembre io verrò, te lo Il 21 dico. in realtà c'è un'anteprima, Per per la cui per la stampa? stampa e anche per gli amici, perché Ah, tu va verrai il bene. 21. Va bene. Ha E deciso lui che io andrò il 21. no, Io voglio sì. venire il 22. Ma perché il 21 sai, è una festa particolare. Vabbè, dai, No, ma scherzo. anche perché succederà una cosa e poi ti Va dico. bene, il 21 allora. Il 21 noi, ed è uno spettacolo dove io racconto tanto di me, ma lo racconto in maniera. Si ride
moltissimo, ma si piange in 4-5 momenti Beh, hai detto bene la moltissimo. parola emotivo, cioè prende il cuore, quindi si ride, si piange. E poi in questo spettacolo accadrà una cosa particolare, perché io penso che nella staffetta della vita il testimone sia artisticamente il pensiero. Io di tutti i miei figli, io ne ho 5 che ho seguito, più uno grande che ho seguito poco, americano, ma insomma questa è la mia vita. Cioè l'ultima delle grandi, quella che ha 23 anni, è una grandissima artista. Ha vissuto sempre a Londra, ha fatto solo una piccola cosa in Mennea, un film, ma poi l'ho obbligata a stare fuori. Mennea è quel film per la Per la TV che TV, hai prodotto con Davide, con Michele Riondino, Michele certo. Riondino, e lei ci sarà in questo spettacolo e farà due canzoni sue No, dentro. vabbè, questo è uno Per cui scoop. questa è una cosa che non lo sa ancora Io non lo nessuno. sapevo, questo è uno scoop di Ritorno di Fiamma, Esatto, eh? per cui Angelica Barbareschi, e le passo il testimone Ma quindi dell'arte. il vero debutto proprio non è tanto, No, è proprio di Angelica. Ma sarò la molto mamma era emozionato. è una La ballerina, mamma no? adesso non l'è più perché ha anche lei la mia età, però è stata una ballerina alla Scala, aveva la sua compagnia, Perfetto. è stata da Béjart per un certo Sì. tempo, cioè una bravissima Quindi è una ballerina. figlia Sì, d'arte. lei è figlia di due artisti e Fantastico. questo è il Senti, fatto. ho letto che lo spettacolo inizia da un viaggio in nave in Uruguay. Sì, su una nave nel 1900, all'inizio degli anni 50, dove Lucio Ardenzi e tutta la compagnia di giovani partivano per il Sud America. C'era Vannucchi, Ricci, Magni, Montemurri, Vannucchi, Bianca Toccafondi, Anna Proclemer mamma e mia. Vannucchi. E mia madre era su quella nave. Era dopoguerra, se ne andavano in cerca di lavoro. Mia madre come migrante, con mio padre che aveva trovato un lavoro in Uruguay. Quindi sei figlio di migranti? Sì, Certo. infatti io sono poco italiano perché mia madre è di origine tedesca, un'ebrea tedesca, di origine, e mio padre è marocchino di origine, Barbareschi è un nome berbero, Bifes, Ma questo è un altro, berbero. io non lo E io sono sapevo. nato a Montevideo, per cui c'è poca C'è il italianità, mondo, anche c'è il se poi la famiglia di mondo. mio padre si è innestata con i piemontesi e la Sì. famiglia di mia madre con i milanesi. Però quando vedo queste grandi migrazioni, invito sempre tutti a riflettere quanto è arricchente per un paese l'arrivo di nuove linfe vitali. Pensiamo alla potenza degli Stati Uniti che è fatta di immigrati dello Sud Certo, America e di certo. quanto sono impoveriti invece alcuni paesi Che li hanno che li hanno rifiutati. rifiutati. Per cui penso anche in questi momenti di paura. Io ho aperto l'Eliseo con uno spettacolo che parlava proprio del terrorismo dell'Islam. Io ho tentato con questo spettacolo di Rajiv Joseph, che è un premio Pulitzer, la differenza fra Islam, terrorismo e mondo arabo. E credo che sia stato uno spettacolo importante perché spiega come l'Occidente ha smesso da anni di ascoltare il paese natale, cioè il più grande libro della storia, che è la Torah o la Bibbia, Sì. è scritto in arabo, nasce dall'arabo, nasce da un paese medio orientale. Noi siamo loro, loro sono noi. Noi Siamo siamo tutti tutti la stessa sullo stesso cosa, la pianeta. cultura è nata in quella zona, non è nata a Stoccolma o in Norvegia, si sono mossi da quella parte in cerca di cibo, le tribù, ma noi veniamo da quel bacino e solo da quella parola noi dobbiamo ripartire per capire e confrontarci con il resto del mondo, perché con quel mondo, perché un mondo colto. Se uno legge Tahar Ben Jallun, che è un grandissimo scrittore, o legge Grossman o Abraham Joshua, ci sono Sì, tantissimi certo. scrittori mediorientali, arabi o israeliani, egiziani, straordinari, e noi dobbiamo ricapire perché, secondo me, noi abbiamo ben poco a che fare con dei pastori calvinisti che sono andati in America a menare. Cioè siamo più vicini Noi siamo, no? Come si alla dice, one face, one race, una sì, faccia, una razza. sì. Il bacino del Mediterraneo, se uno È il guarda la nostro. cartina al contrario e fa del vuoto, del mare il pieno, si accorge come questa delimitazione, in realtà noi siamo questo stato qua. Io mi sento molto più affine con un arabo, con un egiziano, con un iracheno, con un tunisino, un marocchino, che con un WASP irlandese. Proprio, ma di pelle, di affinità, di condivisione, di dolcezza, di gentilezza, di ascolto. E questo è È importante. molto importante. Quindi rimaniamo in quel, diciamo, in questo argomento, però ci allontaniamo Sì. poco. Tu hai detto che nella
insomma, hai parlato della cultura ebraica, la teoria dell'inciampo, che è una teoria, c'è cioè nel Talmud, no? Sì. Ecco, dell'inciampo, per cui quando si cade, se poi ci si rialza, si è più forti. Assolutamente. Una tua caduta dal quale ti sei rialzato più Oh, forte? tante. Grazie a Tante. Dio ne ho avute tante. Sì, grazie a Dio, è Ringrazio. bello questo che hai Sì, grazie a detto. Dio. Perché chi non cade mai non impara mai poi a Guarda, rialzarsi. la claudicanza, no? Si parla della Sì. claudicanza. La claudicanza nel senso che noi siamo dei claudicanti, noi non siamo perfetti. La missione dell'uomo nella terra è tendere a Dio come tendente a matematico. Un Dio per noi ebrei non rivelato, per i cattolici rivelato, per i musulmani è incarnato nel profeta Maometto. Ma comunque la cosa che accomuna queste tre grandi religioni monoteistiche, in qualche modo anche il buddismo e altre, è la ricerca spirituale che uno fa perfezionandosi, perché noi non nasciamo Che perfetti. bella cosa che stai È dicendo. questa. Beh, beh, mi piace Luca È quella, Barbareschi, sì. cioè, è La questa. crescita Ma interiore. poi posso dirti una cosa Sì. per i laici, no? Quando sento gli Sì. amici, dicono: io osservo Shabbat, tutte le mie regole, perché mi Sei piacciono. Sì, osservante. mi piace molto seguire Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tutte le feste che noi abbiamo, ma che sono molto simboliche, sono molto legate alla natura in realtà, e a un momento spirituale di ragionamento, di elaborazione. Ed è una cosa che spesso i laici non capiscono. Invece sarebbe interessante da capire come i grandi epistemologi oggi hanno provato che la nostra crescita spirituale modifica sostanzialmente il nostro DNA. Ed è provato che se uno in una fase della propria vita ha un tipo di evoluzione affettiva soprattutto, anche perché l'amore, la forza dell'affettività e anche la creatività emozionale fa andare il cervello a 15 milioni di bit al secondo. Il razionale va a 15.000, per cui l'evoluzione dell'irrazionale, dell'emotivo, da una crescita, cambia totalmente la propria vita, si innesca nel nostro DNA e il figlio che tu fai in un momento della tua vita con una certa evoluzione, quello che fai dopo 20 anni, ha un DNA diverso. Cosa vuol dire questo? Che il percorso della nostra vita, la crescita al di là delle fedi, è un viaggio straordinario perché hai la possibilità di crescere, è l'unica missione vera della nostra vita, cioè riuscire a restituire. Per me cos'è l'Eliseo? Una restituzione. Qualcuno mi ha detto: ma perché hai speso di quei soldi? Ma te li tenevi? Dico: certo, compravo una casa. Ma io ho spiegato ai miei figli che non ci saranno eredità, tutto verrà lasciato alla fondazione che ho fondato. No? Stiamo finanziando il padiglione dello SLA, stiamo Sì. facendo delle cose per i bambini, c'è solo ricerca genetica. Io devo dargli gli strumenti per studiare, gli strumenti per essere persone migliori, ma non devo lasciargli denaro. Il denaro è veramente lo sterco del demonio. Il denaro è diventato il metro di misura orribile che gli americani soprattutto ci hanno mandato come metro di Anche paragone delle relazioni delle relazioni. umane. Lui è ricco, lui è famoso, quindi è figo. Lui è povero, è claudicante, quindi è sfigato. E io quando vedo, sento dei ragazzi, no, che si lamentano, è la stessa cosa che dico ai miei figli. Dico: siete annoiati? Andate al reparto oncologico dei gemelli ogni domenica e vedete dove c'è la sofferenza. Guardate cosa vuol dire vedere un bambino di 2 anni che fa la chemio. Tutto di colpo e ti accorgi che con quel mondo, contatto con la sofferenza, è un atto straordinariamente arricchente e ne esci molto più arricchito il Scusa, contatto. scusa un attimo, devo fare una cosa. Vieni qua. Bravo, proprio bravo. Questo discorso della crescita Tranquillo. interiore che è fondamentale e del denaro usato come strumento di relazione con il prossimo, cioè, Cioè, i ragazzi devono imparare a bravissimo, capire che quando vedono chi è il mio modello, la velina, il bravissimo. cacciatore, è bellissimo, gli sportivi possono essere Sì. La simpatiche anche la bellezza, la bellezza, tutto è giovinezza. bello, ma i valori devono essere ridistribuiti perché se no vedi tanta infelicità. Io 2 anni e mezzo fa stavo per crepare, ho avuto un incidente terribile, mi hanno rotto tutto, tutte le costole, le gambe, la testa, Com'è le mani, successo? prima un cretino In macchina? che era il telefonino, Ah, ecco, è passato per distratto. rosso, ma mi è Tu eri in passato sopra. motorino e a piedi? Ero a motorino, andavo a 20 all'ora, Ah. scattato il verde questo. E mi si è andato in blocco il fegato, insomma, ho rischiato il trapianto, avevo il pneumotorace, il miocardite da impatto, il cuore, tutto è successo. Macello. E poi uno dice, no, la parola, dice, che sfiga. Io anche quello non l'ho pensato, ho avuto la lucidità quando ho
mi sono fatto una foto per mandarla a mia moglie prima che la chiamassero dall'ospedale e svenisse dalla paura, dicendo sono vivo, non aver paura, ti diranno delle cose terribili, ma sono vivo, le ho mandato un messaggino. Dopo io ho perso conoscenza, mi sono rimesso, sono passato un anno per rimettermi a posto. E quello è stato il momento più arricchente degli ultimi anni della mia vita. Bello. Beh, volevo parlarvi di niente, mi hai travolto tanto per cambiare, perché lui è un E anche travolgente, autotravolto, ma molti anni sì. sono stato il peggior nemico di me stesso tutta la Vabbè, vita. Qui. capita, Adesso forse ho capita. imparato a utilizzare, diciamo, Hai un a nutrire il radar. lupo buono e non il Sì. lupo cattivo. Senti, tu hai detto che il teatro è l'unico luogo dove i neuroni a specchio funzionano, per cui se vedi un film violento in TV o al cinema succede qualcosa. Se invece vedi Riccardo III a teatro, succede qualcosa? Succede con Riccardo III a teatro? Succede una cosa diversa, che tu hai un'elaborazione anche dalla violenza, perché tu capisci che è finto, che è un gioco, che Riccardo ogni sera può andare in camerino, si cambia le calze, le mutande, i pantaloni e Sì. diventa un papà che va a casa. Sì. Allora diventa un gioco, diventa, non è un iperrealismo aggressivo e non so, in qualche maniera sostituente della realtà. Beh, Immedesimazione o tutti immedesimi anche nel teatro, però sì. il cervello legge il racconto, regge la metafora di quello che sta accadendo, legge il messaggio dell'autore e allo stesso tempo è dentro e fuori dal gioco, perché poi ci sono le sedie, sai che quell'attore correrà il mio regno per un cavallo, poi non morirà in realtà, anzi Esatto, si rialza rivive tutte le e viene a prendere gli sere. Gli applausi. Per applausi, è bellissimo. cui tu Infatti, applaudi un uomo che è stato cattivo e ti ringrazia perché ha sì. potuto raccontarti cos'è la cattiveria. Perfetto, l'hai spiegato molto 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 bene. Infatti, recitare si dice to play, giocare, jouer anche in Cioè, francese, cioè è il solo gioco del il gioco, solo in teatro. Italia si dice recitare, ma tutto il mondo è il gioco. A proposito dell'attore, ma perché agli attori di teatro si augura merda prima dello spettacolo? È una storia vecchissima, molto bella, perché in realtà fuori, una volta si andava con i fiacre, no? Con i cavalli, Sì, e i le cavalli, le carrozze. carrozze, tiravano le carrozze, ovviamente adesso da poco a Roma si raccoglie lo sterco dei cavalli, ma lo Sì, sterco cadeva per terra. certo. Per cui quando lo spettacolo aveva molto successo vuol dire che cagare cavalli aveva cagato molto e c'era Ah, tanta ecco. merda davanti al teatro. Quindi quello che si deve augurare a un attore è merda, ma un tuo personale rituale prima di andare in scena ce Ma io non l'hai? sono superstizioso, però Beh, un rituale, no, una ho una piccolina. cosa che faccio da Cosa? più di 40 anni, Cosa? che è la mia chitarra fatta a mano Martin. Io ne ho una collezione che in questo spettacolo suonerò Tu insieme a sai suonare la Martin. chitarra, Sì, te? chitarra e pianoforte. Beh, E ogni sera, allo stesso astuccio di 42 anni fa, vabbè. con sopra, mi ricordo, con le cose della TWA, della TVA, della Eastern Airlines, della BOSI, delle cose E quindi vecchissime. la suoni un po'? Sempre, sempre, Allora, 40 vedi, ho minuti. ragione, te la canti e te la suoni Me la suono, me la all'Eliseo. suono. Te la canti e te la suoni. Senti, l'attore, tu sei tante cose, sei impresario teatrale, sei produttore, sei attore, sei tanto, sei un operatore culturale, hai portato tanto teatro americano, Mamet, cioè veramente sei tanto. Però sei attore. Io credo di essere nella perfetta tradizione artistica italiana. Se tu vai a vedere i grandi artisti, non perché mi voglia Sì, sì. paragonare a nessun grande artista, ma penso di essere un buon artista, una persona che ha studiato. Rossini. Rossini era un grandissimo imprenditore. La Fondazione Rossini ha finanziato l'impianto dell'elettricità di Parigi, ha Vabbè. costruito i teatri. Cioè, molti artisti italiani sono Sono stati anche. tanti. Sono stati tanti, perché la nostra tradizione rinascimentale, se Sì. pensi ai nostri padri, no? Perché noi siamo figli di una storia europea straordinaria, cioè Galileo, Leonardo, Giotto, per esempio, è stato il primo che ha reso la pittura Vabbè, commerciale. adesso ti stai No, troppo no, sto dicendo allargando. che però noi veniamo da una tradizione in Sì. cui l'imprenditorialità, l'artisticità, il desiderio è una cosa abbastanza normale. Che infatti ci hanno rubato gli americani e nei master dell'università, non è un caso, In America? sì, oggi tutti i grandi Sì. attori, da Tom Cruise a Ed Norton a De Niro, sono produttori, attori, Sì. registi, ma perché, questo me lo raccontava Scorsese, loro ci hanno studiato,
hanno rubato il meglio, l'hanno reso sistemico e l'hanno insegnato e Ho sono diventati bravi. E capito. questo accade anche, ti dico una cosa che interesserà molto ai Sì. tuoi ascoltatori e visori, perché ormai In la questo momento c'è tecnologia. una persona che ci guarda, una. Devi parlare con una persona. La cosa straordinaria è questa, è che i cinesi ci studiano da anni. E quando ho fatto il mio film in Cina 2 anni fa, avevo conosciuto il ministro delle telecomunicazioni, gli ho detto, mi ha chiesto cosa pensi della Cina. Dico, è un paese molto curioso perché come l'impero romano d'Occidente contemporaneo, vedi una potenza, costruiscono una città da 18 milioni di abitanti in 5 anni, tecnologiche. Dico, ma ti piace? Dico, no, la trovo molto brutta, devo essere onesto, molto brutta, molto povera culturalmente. Scientificamente siamo molto avanti perché la medicina, però culturalmente la trovo di una povertà. E fa, purtroppo hai ragione. Gli dico, ti sei mai chiesto perché? E gli ho detto sì. Dico, perché guardandovi voi avete un blocco emotivo. Mi sono permesso di dirgli. E secondo me la creatività avviene dove il flusso dell'emozione è forte. Allora un'altra cosa mi ha fatto piacere, mi ha detto, non solo è vero quello che lei dice, ma talmente vero che da noi da anni, da più di mezzo secolo, studiamo il paese che è il laboratorio più interessante per la creatività, dove è nata la cultura del mondo. E dico, Dai. dov'è? Fa l'Italia. E noi Tu hai abbiamo, alzato la mano? sì, mi ha detto, e voi avete, siete seduti non solo sui famosi pozzi di petrolio della cultura, Vabbè, ma su un patrimonio emotivo, che è la forza vera della vostra creatività. bellissimo. E questa, secondo me, è la ragione per cui io continuo a fare teatro dopo 40 anni, perché penso che da lì nasca, continui la scintilla. Della nostra, di tenere acceso questo focolare, questo luogo Questo falò. di falò dell'anima. Basta. Senti, due domande perché il timer siamo già a 21 minuti, cioè, sei, mi hai travolto. Due domande. Devi essere più veloce perché così te le Vai. posso fare tutte e due. Io dico che l'attore è uno degli ultimi depositari della capacità mnemonica e della potenza della voce perché si deve far ascoltare in tutto il teatro, pure nei loggioni in alto. Allora, perché si usa moltissimo il microfono adesso nei teatri? Primo perché la gente non studia, perché non sapendo usare la propria voce Apposta. la perde. Beh, questa è una questione di ignoranza, ho appena E discusso poi è proprio su vero che questo. molti, io non so, non ne ho notizia, ma so che molti vogliono usare l'auricolare per avere i rimbocchi della memoria. Questo perché non hanno idea di cos'è il teatro. Molti anche, non faccio nome, ma 2 o 3 attori molto importanti italiani non sono più in grado di imparare Ah, a memoria, ma quella è una fantastico. pigrizia. Io quando vedo un auricolare non è che proprio sono No, ma infatti i felice. grandi O attori. un microfono. Umberto Orsini, che è un grande attore, non è Sì. più un ragazzino, non ha bisogno di auricolare. Albertazzi, l'ho Albertazzi non visto usa l'altra l'auricolare. settimana, un genio. Chissà, ma è una questione di Sì. abitudine proprio. Ultima domanda ed è cattiva. Sì. Anzi, no, non è una domanda, è una richiesta e poi ci salutiamo. Ti prego, al piccolo Eliseo, puoi per favore fare in modo che il piccolo Eliseo sia accessibile perché non lo è? Allora, abbiamo fatto che non c'era il bagno degli No, handicappati. no, Abbiamo fatto il no. Io bagno. dico per andare in platea, cioè io vado al piccolo, piccolo Eliseo. Prendo l'ascensore, vado, però poi per andare a sedermi in platea ci sono delle, cioè non posso andare da sola, devono No, in intervenire realtà dei pompieri. no, puoi, perché non te l'ha spiegato. Tu entri, invece di fare la scala che ti porta a metà del teatro, passi sotto, è tutto in piano, poi c'è lo scivolo, No, sali. lo scivolo non c'è più, l'hanno tolto e ci sono dei gradini, per questo te lo Ma dico. forse me l'hanno rilevata e se li sta rimettendo, ma Ah, questo va è bene, l'imbecillità della ok. burocrazia Ah, vabbè, basta. romana. Mi ha risposto, renderà il piccolo Eliseo No, assolutamente, accessibile. come abbiamo fatto i grandi. Bravo. Addirittura abbiamo tolto 2 sedie proprio perché passando sotto la scala Sì. c'era l'accessibilità per Bravo. arrivare Ok, quando sono all'apertura. andata io ancora non era No, pronto ma il c'era, l'ha biglietto. levato, ma tu non sai Sì. cos'è la burocrazia, l'idiozia della Me ne burocrazia. sono È accorta. una roba. Allora, Luca, io ti ringrazio tantissimo. Sei stato travolgente, interessante. Molto. Bravissimo. No, adesso ci salutiamo, grazie. Dal 22 dicembre all'Eliseo di Roma, cercando segnali d'amore dell'universo, scritto e interpretato da Luca Barbareschi. Ciao, grazie.